Ragazzuoli, ragazzuoli, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Moto Tour. Oggi 17 febbraio 2024, come potete vedere in questa stupenda giornata di febbraio, siamo pronti per una nuova avventura in moto. Sono le 8:50 del mattino, anche se non sembra, non vedo più niente. Ottimo! Siamo diretti in Molise, a Rocca Mandolfi, un paesino di circa 800 abitanti in provincia di Isernia, ed andremo a visitare il ponte tibetano. Adesso ci vuole un po' di coraggio. Il ponte effettivamente è molto alto. E poi le cascate Rio. Guardate la moto dove sta. No, vabbè. Sono previsti 330 km circa. A rientro è prevista anche una salita su a Campitello Matese. Attualmente ci stanno 8 gradi, fortunatamente le condizioni meteo stanno cambiando, dopo pochi chilometri vedete che piano piano le nuvole basse le stiamo superando ed ecco a voi, si apre una stupenda giornata. Io provengo dalla Puglia e pertanto la strada che sto percorrendo è la statale 17 direzione Campobasso, supereremo Campobasso e andremo verso Isernia. Attenzione, giovanotto. Ok, guardatemi. Preso lo svincolo per Roma, Isernia sta ovviamente su questa strada. Allora, piccolo appunto da fare durante il viaggio, io già sono stato in questa zona a visitare le cascate di Carpinone, posto stupendo, ve lo consiglio assolutamente. Wow, che spettacolo! Per chi si fosse perso il video lo potete vedere cliccando nel link qui in alto. Torniamo piacevolmente in questa zona perché anche il Molise regala veramente delle meraviglie. Il Matese, wow, mi devo fermare. Avete mai ballato a Campitello Matese con la vostra moto? Adesso faremo oggi anche questo. Proseguiamo. Allora, San Massimo Campitello. Quindi Rocca Mandolfi si trova sulla strada che sale su a Campitello Matese. Infatti poi dovremmo tornare da qui e salire su. Per adesso dobbiamo andare a visitare la cascata Rio e il ponte tibetano. Altro appunto di viaggio, guardando questa strada mi ricorda tanto la strada che ho fatto quando sono andato a Calabritto in provincia di Avellino per andare a visitare le cascate del Barnatore e lì, ahimè, sono stato attaccato dai cani. Abbiamo un problema. Bene. Giusto, devo ripassare un'altra volta. Anche quest'altra uscita la potete trovare nel video che vedete nel link qui in alto. Ok. Ciao! Mi sa tanto che avevo impostato il navigatore come primo luogo da visitare quelle delle cascate Rio, però dato che il ponte tibetano si trova dopo, faremo prima il ponte tibetano e poi rientrando, tanto dobbiamo ripercorrere questa strada, andremo a visitare la cascata Rio. Allora, la destinazione della cascata è questa qui, adesso proseguiamo, torniamo dopo qui 5,8 km. Siamo arrivati a Rocca Mandolfi, altro paesino incastonato nella montagna. Ma guardate, non dobbiamo attraversare perché ci dice di andare qui a sinistra. Ponte tibetano. Nel frattempo ammiriamo il paese dall'alto. Noi abbiamo sempre queste strade dove sulla sinistra ci deve essere roccia e a destra strapiombo, sempre. Stavamo andando giù. Mamma mia. Ma questo paese... No, ma guardate qui. Rocca Mandolfi. Vedete quant'è bello il paese visto dall'alto. No, ragazzi. Spettacolo. Bellissimo. Proseguiamo. La moto la possiamo lasciare qui. Adesso vi illustro un po' il percorso. Allora, siamo appena arrivati a Rocca Mandolfi. Dietro di me c'è l'inizio del percorso del ponte tibetano. Adesso però mi devo cambiare perché il giubbino della moto è eccessivamente pesante. Cosa importantissima di quando si visitano questi posti è portarsi anche dietro qualcosa da mangiare e soprattutto l'acqua.
Adesso vi faccio vedere il percorso. Qui c'è l'insegna, c'è anche un castello, non l'avevo notato durante le ricerche su internet. Noi siamo venuti da qui, adesso faremo questo percorso qui. Sto vedendo che ci stanno delle indicazioni, probabilmente in estate questa parte qui giù sarà attrezzata anche per ricevere i turisti. Il paese sta appunto qui sotto e sopra dovrebbe essere Campitello Matese, ma andremo dopo. Si inizia. Ho incontrato una coppia prima che aveva appena visitato e mi riferiva insomma che c'era poca strada a piedi da fare, 5 minuti circa. Ero con dei bambini piccolissimi, quindi credo che sia comunque alla portata di tutti. Questo è il percorso che porta su al castello e da qui si inizia a scendere. Vediamo se c'è indicato qualcosa. Castello ponte sospeso, niente, ovviamente è protetto, come vedete ci stanno i pali e le corde per appoggiarsi. Siamo praticamente già arrivati, in effetti era molto molto vicino. Adesso ci vuole un po' di coraggio. Qui indicate le norme di comportamento. Il ponte effettivamente è molto alto, è in ferro, non in legno. Allora iniziamo l'attraversamento. Vediamo se va tutto bene. Eccolo qui, ci sta anche una corda. Oh mio Dio, ci sta una corda per tenersi. Questo veramente si muove un pochettino, vedremo. Sicuramente non è buono per chi soffre di vertigini. Il ponte si muove parecchio, non so se... Guardate qui, giù ci dovrebbe essere un torrente che passa da qui sotto, ma in realtà il ponte si muove ed è veramente una sfida passarlo, una sfida con se stessi. Guardando come si muove, ovviamente siamo non tanto alti, ma direi forse un centinaio di metri, no, di meno. E chi lo riattraversa un'altra volta? Ecco qui, allora vediamo un po' che ci sta qui. C'è un'altra parte del percorso da fare, però non è protetto, credo che arrivi fino a lì. Andiamo a vedere, tuttavia io non mi fiderei tanto. Veramente qui è molto alto, eh? Sì, il percorso diciamo potrebbe proseguire da qui, probabilmente proseguirà, ma non lo faccio. Adesso lo riattraverseremo. Qua si può anche scendere giù, però non ne vale la pena perché non ci sta neanche acqua. Anche qui all'inizio noto che c'è un'altra stradina che si può appunto scendere giù. Adesso torniamo su dalla moto, andiamo a visitare le cascate Rio e poi andiamo a Campitello Matese, saliamo su. A dopo! Abbiamo, sempre senza fiato, abbiamo finito la salita, non è molta ma è comunque ripida. Il castello ho visto, ma in realtà non è niente di che. Forse, ho visto dei cavi e probabilmente in estate fanno pure il volo dell'angelo. Andiamo a visitare le cascate. Ripercorrendo la strada che abbiamo fatto all'andata per raggiungere il ponte tibetano, a circa 4 km si trova anche quest'altro posto che vi avevo fatto vedere prima, la cascata Rio. La moto l'ho lasciata qui, si trova proprio sulla strada. Qui c'è questa area attrezzata, c'è questo torrente che non so come si chiama, magari poi prenderò informazioni durante la fase del montaggio del video. C'è un brevissimo percorso da fare, come vedete la moto è lì, le cascate già stanno qui, quindi non è neanche difficile da raggiungere alla portata di tutti. Si attraversa questo piccolo ponte, molto carino, guardate, acqua ce n'è abbastanza. Fa questa breve salita, no vabbè, ci stanno anche queste sorte di sdraio per sedersi e ammirare il posto. Bellissimo. Dato che devo andare anche a Campitello Matese, voglio lasciare del tempo per arrivare fino a lì, ma sto vedendo che qui il percorso prosegue ancora per un altro pezzetto, anche se non so fino a che punto arriva. Cascate Rio, Rocca Mandolfi, Isernia, spettacolo. Adesso andiamo su in montagna a Campitello Matese. Allora stiamo lasciando cascata Rio, sono le 11:50, c'è abbastanza tempo per salire su a Campitello Matese, sono 15 km. Piccola raccomandazione per chi volesse fare la stessa strada che sto facendo io, quindi salire diciamo dal lato di Rocca Mandolfi, la strada non è perfettamente intera. Ci sono delle parti dove evidentemente ci stanno delle buche, quindi prestate molta attenzione perché
con la penombra le buche non si vedono e ve le trovate all'improvviso. No, vabbè, no, aspettate, scusate. No, guardate qua. No, mi devo fermare per forza. Per forza mi devo fermare. Fermi. Stiamo salendo su a Campitello Matese, mancano pochi chilometri. E ovviamente non potevamo che non ballare anche su Campitello del Matese. Guardate che bello spettacolo. Ok. Oh. E siamo arrivati a Campitello Matese. Della neve neanche l'ombra, solo sulle cime lì. Adesso ci fermiamo e ci riposiamo un pochettino dopo la sgambata che ci siamo fatti. Attenzione, quanta gente. Mamma che bello sto posto, spettacolare. Adesso dobbiamo trovare un posticino per fermarci a mangiare. Ma non c'è neanche una moto oggi. Ma com'è possibile? Scusate, sono in moto, mi metto in prima fila, no? Opla! Allora, siamo appena arrivati a Campitello Matese. C'è poca neve, come potete vedere dalle immagini, ma è pieno di gente. Guardate qua. Anche che sciano, ovviamente. Adesso mi mangio qualcosa e poi ripartiamo. A dopo! Allora, abbiamo fatto questa breve pausa qui sul Matese, adesso siamo pronti a ripartire con molta calma. Vedete quanta gente si sta... scusate, ma guardate... No, vabbè, è stupendo, tutto ciò è stupendo. Andiamo. Allora, adesso facciamo la strada dell'andata. Non potevo beccare giornata migliore. Grandissima visita a Campitello Matese, il Molise, stupendo. Ragazzi, venite a visitare il Molise se vi può interessare questi posti, vale la pena farci un salto. Ragazzuoli, anche oggi il nostro giro è terminato. Sto rientrando a casa, ho appena passato Campobasso. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto di avervi fatto scoprire posti nuovi da visitare. Ci vediamo al prossimo video, ciao!